Quest'estate le acque del Po si sono prosciugate, raggiungendo un livello al di sotto dei minimi storici. Una parte del ghiacciaio della Marmolada, uno dei più grandi delle Dolomiti, è letteralmente collassata. Nel centro e nord Europa le temperature hanno raggiunto e superato i 40 gradi. Temporali e alluvioni si sono poi abbattuti sull'Italia, compromettendo la sicurezza di molti comuni. Sembra l'inizio di un film apocalittico, ma quello che da alcuni decenni stiamo vivendo ogni giorno sulla nostra pelle è purtroppo realtà. Ci troviamo nel pieno di una crisi climatica senza precedenti e non bisogna più andare lontano per vederne le conseguenze. Perché tutto questo, come una reazione a catena, influisce direttamente sulle nostre vite. Lo squilibrio climatico aumenta il rischio di diffusione delle malattie e danneggia gli habitat e ogni forma di vita su questo pianeta. Le emergenze climatiche come la siccità e gli alluvioni mettono in pericolo la nostra sicurezza e il nostro benessere, compreso ciò che diamo per scontato e di cui non possiamo fare a meno, come la disponibilità di acqua o cibo. Ma come siamo arrivati fino a questo punto? Alcuni secoli fa abbiamo scoperto le potenzialità dei combustibili fossili, come il carbone e il petrolio. E da allora li abbiamo messi al centro del nostro sistema economico. Oggi, gas, carbone e petrolio producono la maggior parte dell'energia mondiale. Ma ogni anno rilasciano nell'atmosfera circa 33 miliardi di tonnellate di CO2. Così, in poco più di due secoli, abbiamo causato un aumento molto rapido della temperatura globale, mettendo a rischio la nostra sopravvivenza. Siamo spacciati? L'orologio corre e noi stiamo andando troppo lenti, ma non è troppo tardi per salvare noi stessi e il nostro pianeta. È necessario che ognuno di noi faccia la sua parte. I governi di tutto il mondo devono collaborare per attuare misure decise e immediate e puntare tutto sulle energie rinnovabili. Solo così sarà possibile azzerare le emissioni dei combustibili fossili al più presto, anche prima del 2050. Proprio per questo in Italia è necessaria una legge quadro sul clima, indispensabile per raggiungere gli obiettivi climatici nazionali e facilitare la programmazione economica supportando gli investimenti. Una transizione energetica a favore delle fonti rinnovabili e accessibili a tutti, che creerà nuovi posti di lavoro. Ma non basta l'impegno delle istituzioni. Ogni singola persona che abita questa terra può fare molto. Siamo abituati a consumare tanto e male, ma solo noi possiamo diventare i veri promotori del cambiamento, cominciando a ridurre gli sprechi, a utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile e intelligente. Ma dobbiamo farlo adesso. Se non agiamo subito, le conseguenze sul pianeta e su tutti i suoi abitanti saranno irreversibili. Abbiamo a disposizione pochi anni e tutte le risorse per cambiare rotta. Com'è possibile ignorare un problema di cui già conosciamo tutte le soluzioni?